Palazzetto dello Sport Brugoli, un gruppo di madri, di ragazzi, di maschi e femmine atleti, vengono qui a Brugoli per allenarsi per varie discipline, discipline in cui anche eccellono questi ragazzi e portano il nome di Augusta oltre i confini regionali, e però vedono che c'è un palazzetto ormai impossibile a essere utilizzato perché sono già 120 lettini, brandine in verità si tratta, che hanno occupato tutto lo spazio agibile per lo sport, per i migranti. E allora però queste persone dicono di non essere assolutamente razzisti e noi ci crediamo, vero? Però voi lamentate il fatto che non potete più fare sport a questo punto. Infatti. Perfetto, oggi è successo qualcosa veramente di vergognoso. Il prefetto stamattina ci aveva assicurato che per tutto il pomeriggio i bambini potevano rimanere qua e svolgere tranquillamente l'attività sportiva. Tutto questo non è successo. Verso le ore 16 si sono presentati la protezione civile e i bambini, le piccolini, c'erano bambini di 6, 7, 8 anni, sono stati praticamente accompagnati fuori. Quindi abbiamo dovuto lasciare tutto. Certo, i bambini piccoli è normale che sono rimasti, chi piangeva, insomma, sono rimasti sconvolti e dispiaciuti di questo. Buttati fuori, buttati fuori, cioè accompagnati, non buttati, entrare. Buttati no, però comunque accompagnati verso l'esterno, lasciare l'edificio, perché comunque si è catapultata qui la protezione civile, quindi con brandine, tutto l'occorrente che serviva. Automaticamente abbiamo preso i palloni, tutto quello che potevamo portare via e i bambini. I bambini giustamente erano sconvolti di tutto questo. E niente, non è giusto secondo me, secondo noi tutti, questo che avviene, perché comunque è l'unica, è una delle poche strutture che abbiamo ad Augusta e che dobbiamo proteggere per noi, per i nostri figli che vengono qui a svolgere un'attività sportiva che coinvolge tutti, che dà grandi soddisfazioni e che è il nostro comunque orgoglio. Dispiace per queste persone che vengono da fuori, che noi diamo tutta l'ospitabilità possibile e immaginabile, però qualcuno deve fare anche qualcosa per noi, insomma. E il prefetto non ha mantenuto la parola data. Il prefetto chi è in questo caso? Il prefetto è stato... Perché abbiamo quasi tre prefetti, uno a Siracusa, c'è un quarto prefetto. Vabbè, ad ogni modo, lasciamo ancora. Vediamo un po' se si fa vivo il prefetto. Quale prefetto è poi? No, perché potremmo anche proporre a questo prefetto di requisire il Cursal, per esempio. È uno stabile abbandonato, lo può requisire. Ci sono le ragioni d'urgenza, requisiscono il Cursal e mettono le brandine, senza toccare la palestra. Abbiamo qui alcune ragazze che vuole dire qualcosa. Questa ragazza giovanissima ha uno sguardo proprio triste, tristissimo. Cosa deve dire, Miriana? Niente, praticamente la situazione è abbastanza brutta. Io mi alleno con la pallavolo Augusta da 11 anni ormai, sono cresciuta nella pallavolo Augusta, ormai faccio parte di una famiglia e soprattutto dopo la situazione che si è venuta a creare quest'estate, la pallavolo Augusta si è riunita sempre più. Siamo diventati sempre più che una famiglia. Il palazzetto è una seconda casa ormai per noi, non possono toglierci il palazzetto, è qualcosa di nostro. Non avete altre opportunità, altre opzioni, non ci sono secondo voi, non ce n'è altre opportunità diverse in questa nostra area? È solo questa l'unica disponibilità che vi hanno del tutto impedito a questo punto, no? Ve la impediscono. L'unica cosa potrebbe essere che la Marina Militare potesse magari mettere a disposizione la palestra a Stampanone. Certo, temporaneamente, almeno nel periodo in cui comunque questi ragazzi si vedono impossibilitati a completare. Adesso siamo tra l'altro nella fase finale in cui ci sono tutte le partite finali, quello per cui tutto loro si sono sacrificati un anno intero, e di conseguenza mi pare giusto che qualcuno, e come la Marina Militare, che tra l'altro ha una presenza molto forte sul territorio, possa venirci incontro in qualche maniera e permettere a questi ragazzi di completare quello per cui hanno tanto lottato. Io sono Nadia. Nadia, ecco, la signora Nadia rivolge un appello alla Mari Sicilia, cioè all'ammiraglio Camerini. Io sono convinto che l'ammiraglio Camerini non sarà insensibile a questo appello. Volendo la Marina Militare, come offre la palestra ai liceali, no? Abbiamo qui alcuni liceali, giusto? Ci andate regolarmente, vero Ernest? Regolarmente andate alla palestra Stampanone, quindi di mattina. Volendo, il pomeriggio potresti allenarvi. Tranne il sabato abbiamo a disposizione. Allora l'opportunità c'è, chiediamo alla Marina, visto che i prefetti di Augusta, i tre cosiddetti prefetti di Augusta, i tre commissari non hanno questa sensibilità,
o se ce l'hanno non riescono a trovare soluzioni. Perché questa mi pare incapacità di trovare soluzioni, perché volendo loro possono requisire altri locali quando c'è l'urgenza. Però chiediamo alla Marina, va bene. Vorremmo fare un invito alla popolazione tutta, alle scolaresche, ai dirigenti scolastici a partecipare il prossimo martedì, che è giorno 25 di questo mese, appunto, alle ore 10 c'è una manifestazione che partirà da Piazza Castello e andrà verso Piazza Duomo, dove poi si concluderà. Invitiamo sia gli sportivi che non, perché penso che comunque poi questo sia un bene di tutti e che il benessere degli altri stia a cuore anche a chi non lo fa, lo sport, a partecipare, appunto, di dare una mano, di dare un po' di visibilità. Cosa volete fare? Un sit-in, una manifestazione di protesta? Una manifestazione pacifica, comunque, sì, di protesta. Sì, assolutamente, per creare visibilità su quello che è la nostra problematica sul territorio. Va bene, c'è qualcun altro? Purtroppo la città di Augusta non ha nulla da offrirci a noi. Infatti. Abbiamo avuto il campo sportivo chiuso da anni, la palestra non c'è più, voi l'avete più, la piscina non c'è più, il pala Sasso, il pala Ionio, quello che è, non può servire. Se tolgono pure lo sport, che ci rimane?